L'argomento di oggi è sigla, per favore. Nella puntata precedente abbiamo parlato di legatura di valore e punto di valore. Se tornate su quel video mettendo il minuto 2 e 8 secondi, parlo di impossibilità di legare due altezze diverse. Dunque, voglio precisare che tutto ciò ovviamente è vero se si parla di legatura di valore. Ma se vi capita di leggere su qualche spartito la legatura su altezze diverse, non è che Tiziana Iole abbia sbagliato, ma semplicemente non si tratta in questo caso di legatura di valore, bensì di legatura di portamento, che non ha lo stesso significato della prima. Infatti, la legatura di portamento racchiude due o più note di altezza diversa e vanno suonate legate, ovvero senza nessuna interruzione di suono tra una nota e l'altra. Adesso vi faccio alcuni esempi. Proviamo a suonare il Mi e il Sol con la legatura. Senza legatura. Proviamo a suonare più volte il Mi e il Sol legati. Non legati. E proviamo a suonare Do, Re, Mi, Fa legati. Non legati. Infine vi è la legatura di frase, che è una linea curva ancora più ampia e racchiude note generalmente di più battute, che complessivamente formano una struttura di senso compiuto. Grazie a tutti ragazzi per aver seguito questa 14ª puntata sulle nozioni basilari musicali. Oggi vi invito a cliccare su questo video. Vi invito a seguirmi sulla pagina Facebook con Arte tra Musica e Pittura. Nell'info box vi lascio il nuovo blog perché su quello vecchio non riesco più ad entrare. Vi invito ad iscrivervi se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo domenica prossima. Ciao! Metti un like in su se ti è piaciuto il video.